Salve, oggi vi propongo la più semplice delle torte rustiche, la torta rustica prosciutto e formaggio, che rifinirò in una maniera un po' più simpatica. Ci occorrono un rotolo di pasta sfoglia, 6 o 7 fettine di prosciutto cotto, una decina di fette di formaggio filante, un uovo, a piacere un pizzico di pepe nero e un cucchiaio di semi di sesamo. Srotoliamo la pasta sfoglia e la pennelliamo appena con l'uovo battuto. Mettiamo una leggera spolverata di pepe e ne ricopriamo metà con il prosciutto e il formaggio. Lasciamo un po' di bordo scoperto perché poi sovrapporremo la pasta e ci servirà per sigillarla bene. Sistemiamo adesso anche il formaggio. Prima di sovrapporre la pasta sfoglia sul ripieno, facciamo delle strisce. Facciamo dei tagli in modo da ottenere delle strisce. Non arriviamo fino ai bordi in modo che le strisce rimangano attaccate. Poi, aiutandoci con la carta forno, copriamo il ripieno. Apriamo, quindi sigilliamo i bordi schiacciando la pasta con le dita. Adesso possiamo decidere se infornare la sfoglia così com'è, la pennelliamo leggermente con un po' d'uovo, oppure se vogliamo possiamo creare delle decorazioni. Quindi un pochino d'uovo, servirà anche a dare un po' di colore alla sfoglia. Allo stesso tempo ci serve anche per far aderire meglio i semi di sesamo. Ho pensato di intrecciare qualcuna delle strisce, alternarle, quindi ne voglio fare alcune con i semi di sesamo e le altre intrecciate. Volendo si possono anche usare i semi di papavero. Quindi allora giro la sfoglia in modo che riesca a lavorare meglio e taglio la parte terminale delle strisce che non ho decorato con i semi di sesamo e quindi le arrotolo un pochino. Le intreccio, fermo di nuovo qua e continuo fino a farle tutte. Se la sfoglia si dovesse ammorbidire troppo, magari la passiamo prima in frigorifero in modo che si assoda e riusciamo a lavorare meglio. Pariamo i bordi con una rotella, così risulta più precisa. Trasferiamo adesso la nostra torta rustica in una teglia e cuociamo in forno. Quindi inforniamo a 180 gradi per una quindicina di minuti. Tagliamo la sfoglia in pezzi più piccoli e la serviamo. Preparare la torta rustica, il prosciutto e formaggio è davvero facilissimo e velocissimo, soprattutto se abbiamo la pasta sfoglia già pronta. Per chi invece preferisce preparare in casa la pasta sfoglia, sia sul sito che sul canale trova il video con tutti i passaggi per la preparazione. Fatemi sapere con i vostri like se questa ricetta vi è piaciuta e condividetela. Un saluto e vi aspetto per i prossimi video.